Dopo no, quando un sente continua a martellare, ha più martellato in da capo. Pronto? La mia galera ho fatto già 5 anni e mezzo, capito? Ho perso tanti soldi, sia la discoteca, sia una madre di 70 anni che sta da sola. Vedrò quelli morti, io non vi lascio un pace. Giuro su Dio, non vi lascio un pace. Non avete un pace, non sulla discoteca, ma io lo prendo anche con un bambino di un anno, giuro. Perché mi avete rovinato tutto. Lavoro, rispetto, amicizia. Noi hai rovinato proprio niente. Oh, ma perché? Perché? Perché non siete... Parla poi, mi fai parlare pure a me, magari vediamo un po' come famo. Io sto messo al telefono, non ti ho visto, non ti conosco. No, infatti, io voglio parlare un po' con te a voce, se è possibile, perché lì, guarda lì... Non t'ho cercato, e t'ho trovato, ok? Lì si può portare tanti soldi. Se tu lo vuoi fermare qua, dammi, vieni da me stasera. Io non so cazzi tuoi, io te l'ho detto tutto. Non voglio allungare più su questo discorso, perché già c'ho pure altri problemi. E io a Viterbo sono una persona rispettata, capito? Combattuto con la vita pure. Perché io non ti conosco, tu non mi conosci, infatti. Io adesso ho sentito un po' di cose perché... Tu prima di fare un torto a qualcuno, devi chiedere di quello, capito? Che è una sfida questa, che cosa? No, manco non tocca... Manco non tocca pensare queste cose. Fuori, chi ce l'ha soldi e chi è potente. Vediamo. Noi, qui non si parla di soldi, senti, non si parla di soldi. Di tutto. Emanuele, ho spiegato pure bene, io ho detto, senti, io nel 2010 ho fatto 2 anni e 7 mesi di galera senza motivo. Sono uscito assolto a formula piena. Tra 2 mesi mi danno 700.000 euro puliti. Ma non li voglio questi 700.000 euro puliti. Per risolvere questa cosa, io qualsiasi cosa che combino, in galera non ci vado manco. Perché ce l'ho già la galera fatta, 2 anni e 7 mesi. Allo? Io stavo al telefono prima con quel cornuto lì che voleva aprire stasera, che gli ammazzo tutti, stasera devo ammazzare qualcuno, capito? Sì, cornuti bastardi, io ho detto una volta che non devono aprire. Questo mi dice a me, fammi lasciare pure stasera, ti ammazzo adesso io, ti ammazzo pure il figlio piccolo che c'hai. Fanculo, pezzo di merda. Rispetto è meglio non ne fate, perché dopo non siamo sa come. Io no, godiamo queste bravo, cose. Bravo. Come ti toccano a te, hanno toccato a me. A lui. Che a me mi spiace. Ele ne hanno una cosa, noi ce ne facciamo tre. A posto. Ele mi hanno uno di spirito e ce ne hanno su 5. Vediamo che ne vinci. Bravo. Dopo vega capisce nella quinta. Non ci mette nessuno contro noi. Nessuno. Poi se no mi quando è arrivato quel giorno solo. Lo sa che ha detto? Minchia, ho vedato una bella fusione calabrese albanese. Apposta. È la meglio fusione che c'è in tutto il mondo. Bravo. Bravo. Cacciano i 5 mila, le giù. Io dopo quando arriva a 5 giù. È quello che io dico. Fra, tu apri due tesori, 2,52 e 2,51. Oh, è buono. Diamo niente a mangiare. Bravo. Bravo. Però siamo a tu capire quando siamo mangiati. Sì, ma cacco lo farà quella merda. Lo sai che senza appoggiare non siamo di cane. Non capisco perché. Manco mi vanno meno a ora. C'è il tuo che tu piglio io. No, con calma, sì, va bene, ciao. Con calma fa finito. Nel frattempo già siamo morti. E dopo con calma agimo. Bastardo di merda, ma che cazzo sei credo a fare? Lui con un pisciatore di vitello, sto merda. Se ancora non ho capito qual è banda bianca. Fitta, ad capire il rispetto, a capire che bordello che ti sbondano. A capire che rispetto, ha capito? Quello che non hanno capito, ad capire il rispetto, sto merda. Ma che ci siamo noi? Ancora non ho capito. Che lo sopporto. Poi gli dico, facciamo la macchina. No, la macchina no, tutti a casa caca. Sì, se no diceva, piante pure la macchina d'affa. Sarà uno con le palle, per la macchina da fidanzata, che certo. Mi sta sulle palle. Ma perché vuoi fare un capo così, se no dov'è? È sotto il biondo, quindi il biondo è sotto a me e lui è sotto ancora a me. Ah, che non vuole che i calabresi lo comandano. Che li calano aiutato quando erano in carcere. Non c'era pazzo, capito come? Eh no. Perché dopo dici chi è stato quello. Sì. E la polizia che ci dice? Poi c'è senza manco toccavo, magari. Senza ordine tuo lo toccavo. Se non mi dice Giuseppe, non mi toccare il cucchetto. No, toccavo, per adesso. Ciucchione.
perché a noi ne piace, ma c'è una confusione. Vabbè. Noi cerchiamo, ma aggiustiamo. Tu fidati di me. Io. Fidati di me e di noi. Io domattina vado a lavorare. Sì, qua c'è pure... Qualsiasi cosa mi chiami. Erba ne può essere quello che vuoi, però sempre mi aiuta. Tu qualsiasi cosa lo sai. Ok. Tu stai tranquillo. Che mo piano piano non la vediamo. È diventata la guerra, no? Noi non lavoriamo normalmente, noi lavoriamo a far capire è una guerra.